Prima di ogni cosa vi ricordiamo di raggiungerci sul forum Dragon Ball Legends Italia per poter parlare insieme a tutti noi del gioco, quindi di tutte quelle che sono le feature, di tutte quelle che sono le novità e tutto quello che c'è da dire sul gioco. E salve a tutti ragazzi e bentornati su The Legends of Jimmy. Oggi parliamo del Soul Boost. Che cos'è il Soul Boost? Il Soul Boost è quel procedimento che permette di migliorare i nostri personaggi, quindi di farli aumentare dal punto di vista delle loro statistiche. Andiamo subito a vedere. Ci troviamo appunto nella lista dei personaggi. Quindi vediamo subito. Andiamo su Characters. Qua abbiamo tutta la schermata che riguarda appunto la formazione del party, quindi dei team, gli item e appunto il Soul Boost. Eccolo qua. Qui possiamo andare a scegliere tutti i nostri personaggi e potenziarli dall'inizio alla fine. Infatti spesso si parla di personaggi livello 1500-398%. Questo perché? Perché quando c'è un livello massimo raggiungibile, ad esempio per il momento è 1500, si ha anche un corrispettivo ampliamento della scala percentuale delle statistiche di un personaggio. Quindi ad esempio andiamo a prendere un personaggio che diciamo è a livello base, ad esempio lui, facciamo il Soul Boost ed ecco qua, lo vediamo in questa schermata. Praticamente è un insieme di, chiamiamoli pulsanti, che si possono selezionare e che vanno ad aumentare, come vediamo in questo caso, le statistiche e i parametri del nostro personaggio. Quindi i parametri che aumentano sono la salute, lo strike attack, blast attack, strike defense, blast defense, e questi sono i parametri che vengono potenziati con il Soul Boost. Principalmente è molto semplice, andiamo a parlare dopo di altri parametri che vengono potenziati. È molto semplice andare a effettuare il Soul Boost. All'inizio può sembrare complicato, ma in realtà è molto semplice perché basta semplicemente andare a cliccare su questi pulsanti e vedremo che si illuminano. Ok, una volta che clicchiamo su questi pulsanti, andiamo a vedere un attimo la schermata che cosa ci dice. Leggiamo Blast Defense perché è l'ultimo che abbiamo cliccato. A fianco c'è scritto più 72, cioè il Blast Defense aumenta di 72, ma lo leggiamo anche qui. Eccolo qua, proprio sul Blast Defense, sul quadratino, più che quadratino, il pulsantino. Poi sotto la scritta Blast Defense, lì in alto, leggiamo un per 3, quindi una soul per 3, quindi ci vogliono soul a una stella, ce ne vogliono 3. Io ne ho 2731, va bene. E ci vogliono 5000 zeni per questo quadratino. Molto semplice. La cosa è molto semplice. Ok. Quindi basta farlo così per tutti quanti i pulsanti. Si possono fare inizialmente soltanto, diciamo, i pulsanti necessari affinché si possa salire di classe. Adesso noi siamo in classe novice. Quindi la classe novice, novice, insomma, la classe iniziale del personaggio, quella base, quando il personaggio è dallo 0%. A fianco c'è scritto Unlocked 0 su 61, cioè sono stati sbloccati 0 pulsanti su 61. Andiamoli a sbloccare i primi 10, anzi, sblocchiamo i primi 9. Ecco qui. Una volta sbloccati ci dirà il totale, quindi di quanto aumentano le statistiche del personaggio. La salute aumenta del 17,8, cioè dal 17,8 a 20, eccetera. Ecco qua, che poi sono 17.000, non 17, Strike Defense, Blast Defense, eccetera. Ci vogliono 27 Rising Soul e i zeni usati sono 45.000. Andiamo a fare Soul Boost. Ecco qua, il Power Lever aumenta. Perché? Perché andando a fare il Soul Boost aumenta anche il Power Lever, quindi il potere totale del personaggio. Ok, ora leggiamo Class Up 9 su 10, cioè per salire di classe. Quindi per effettuare sempre più potenziamento, noi dobbiamo andare a sbloccare 10 pulsanti, non 9. Infatti se clicchiamo dice manca ancora un pannello per poter sbloccare la classe successiva. Ma non solo, il personaggio deve essere a livello 300. Quindi noi dobbiamo avere un personaggio a 300, sbloccare il decimo pulsante. Ecco qua, siamo 10 su 10, ma manca il livello 300 del personaggio. Però
vediamo anche un'aggiunta, cioè aggiunta una Super Soul, cioè a fianco alla Rising Soul che abbiamo visto, che adesso è per 10, quindi aumenta per effettuare il class up, abbiamo anche una Super Soul. Le Super Soul sono appunto le palline che si differenziano dalle Rising Soul, che si farmano principalmente insieme alle Rising Soul, si farmano principalmente nelle bonus battle giornaliere, quindi ogni giorno c'è una bonus battle di un colore, quindi i 5 colori dal lunedì al venerdì, poi il sabato e la domenica riguardano i Zeni ed XP. Una volta fatto tutto questo, si sale di classe, da novice in su. Ora, non mi interessa se gli uno, quindi non lo porto al 300, però per esempio, allora, se invece di power level andiamo a livello, gli ordiniamo in base al livello, un personaggio che io potrei portare su è lui, C17 rosso extreme, eccolo qua. Allora, il livello è 300, quindi noi facciamo la stessa cosa, eccoci qui, i 10 che ci servono, aumento e tutto quanto, è aumentato il power level, va in automatico su class up, noi clicchiamo, useremo 13 rising soul rosse a una stella e 2 super soul rosse a una stella, clicchiamo su ok, ci dice quanto costerà e ci dice che adesso il livello massimo salirà da 300 a 600, perché prima, quindi andiamolo a vedere prima di farlo, il nostro personaggio ha un livello 300 su 300 e la scritta è gialla del 300, invece successivamente al soul boost il limite massimo sarà 600, quindi potremo salire dal 300 al 600 e ci troviamo in una classe che non è più il novice ma sarà il fighter. Ok, arrivato a questo punto, per effettuare un nuovo class up ci sarà bisogno di sbloccare 20 pannelli, quindi questi 10 in su e quei 10 sotto. Ecco qua, facciamo questa cosa qui. Ovviamente più si sale e più saranno costose le cose, perché ovviamente i potenziamenti aumentano. Quindi adesso ci saranno 40 Rising Soul a una stella e 80 Rising Soul a due stelle e 202.000 zeni, quindi sono aumentati anche gli zeni parecchio. Ci ritroviamo automaticamente al class up, 20 su 20, lo andiamo a effettuare, ma ovviamente c'è bisogno di avere un livello 600 per poter arrivare al 1000. Poi dal 1000 ci sarà bisogno di avere, esatto, tutto così, insomma. Qual è la caratteristica? Come vedete sono aumentate le risorse richieste, perché per effettuare un class up adesso c'è bisogno delle Rising Soul 2, delle Super Soul 1 e 2 che si sommano e sono aumentate anche in quantità, quindi bisogna farlo con personaggi che si pensa di utilizzare, quindi in fondo non è poi tanto difficile. Ad esempio, un personaggio che ho trovato ultimamente che è Majin Buu, lo sto ancora potenziando. E qui, ad esempio, andiamo a fare questo perché c'è bisogno di 20, chiamiamoli bottoncini pulsanti. Eccolo qua, qua vediamo che sono tante le Rising Soul richieste anche di Zeni. Ecco qui, aumenta il power level e ci troviamo a un class up 20 su 20. Ho tutte le risorse richieste, però manca il livello massimo, che poi in realtà il livello massimo c'è anche, però andiamolo a fare. In realtà avevo intenzione di fare una cosa in particolare. In ogni caso ci troviamo da adetto a master, quindi da adept a master, che è l'ultima attuale classe presente nel gioco, per il momento è la classe più alta del gioco. Quindi da qui in poi c'è un'altra schermata in cui si andrà a potenziare notevolmente il personaggio, dei potenziamenti molto molto grandi, e qua il costo è veramente grande, perché andiamo a vedere per esempio di andare a prendere tutte quante, tutti i pulsanti qua vicino, ne selezioniamo solo un paio per esempio, clicchiamo su ok e abbiamo 1.872.000 zeni con 283 Rising Soul a 4 stelle, 157 a 3 stelle, insomma è un, diciamo, tanta roba,
tanta roba, ma il personaggio ovviamente deve essere potenziato il più possibile. Quindi, se andiamo a controllare determinati numeri, andiamo a riprendere C17, andiamo a vedere i dettagli, le statistiche, vediamo un boost di 7574, 634, 628, eccetera. Questo è tutto quello che noi gli abbiamo dato come potenziamento poco fa, quando l'abbiamo potenziato, quando gli abbiamo fatto il Soul Boost. Esatto, questo boost è dato dal Soul Boost vero e proprio, perché non è dato dagli item. Cioè, quando noi andiamo a inserire item, non avremo uno Strike Attack aumentato dall'item in questa schermata, ma avremo l'aumento dato dal Soul Boost. E basta, tutto qua. Quindi, quando andiamo a vedere questa schermata con scritto boost tra parentesi tonde, è semplicemente l'aumento dato tramite il Soul Boost. Un aspetto importante da andare ad analizzare è quello che a prima vista potrebbe risultare poco chiaro, che è appunto quello che riguarda le arts. Con le arts abbiamo a che fare sempre, ovviamente, perché il combattimento si basa su queste, che sono appunto le strike, il blast, la special move, special skill e l'ultimate per chi ne fosse dotato. In pratica leggiamo costo 20, ad esempio strike, e livello 1 su 10. Lo andiamo ad aprire e ci dice strike impact. E il quadrato che appunto ci indica l'area di azione. Quello che ci interessa più di tutto è quella scritta livello 1 su 10 e costo 20. Perché? Perché principalmente questo livello può essere aumentato. Come può essere aumentato? Lo andiamo a vedere subito. Questo livello può essere aumentato ovviamente tramite il Soul Boost. Può essere assolutamente aumentato con il Soul Boost. In che modo? Qui. Sempre qui. Allora, si comincia fin dal primo, fin dal novice, quindi fin dalla classe iniziale, andando a potenziare sempre di più ogni pannello. Quello di prima, cioè quello attuale, sblocca quello successivo e si arriva allo Strike Arts level. Quindi in questo modo si andrà ad aumentare che cosa? Il livello della carta, e questo livello della carta aumenterà due cose in particolare. La prima è il danno effettuato. Il danno effettuato però non ce lo avremo sotto forma di dato che andiamo a vedere, ce l'avremo sotto forma di impatto dell'attacco. L'altro, diciamo, potenziamento che si ha è per il costo della carta. Quindi il costo della carta che abbiamo visto poco fa di 20, quando andremo a sbloccare il livello 5, cosa che mostrerò a breve, il livello della carta diminuirà di 1. Quindi noi non avremo più bisogno di 20 key per fare una strike art, ma avremo bisogno di 19 key, che è veramente tantissimo, perché se ci dovessimo ritrovare con 38 key invece di 40, potremmo fare due attacchi invece di uno soltanto, ricaricare key, perdere il vanishing e rischiare tantissimo. Ovviamente il costo è maggiore quando si attiva un pannello viola, però ne vale assolutamente la pena. Per il momento la possibilità è di sbloccare 5, cioè quindi 4 strike art level up, 4 blast art level up, una per la special move, una per la special skill e una per l'ultimate. Quindi vi riassumo un attimo le cose. Non lo attivo con lui, vi riassumo quello che intendo dire. Prendiamo un personaggio che ho già al 398%, ne ho fatti tantissimi, però vediamo qua. Strike 5 su 10, costo 19, blast 5 su 10, costo 29, special move per il momento ancora non diminuisce, special move e l'ultimate, quindi soul punisher e judgment, non diminuiscono, però ovviamente andranno ad aumentare anche loro il danno di un po'. Diminuisce invece la special skill quando passa da livello 1 a livello 2, costo 14, quindi da costo 15 a costo 14. È molto 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 importante, ovviamente. E vi mostro qui quali sono le piccole differenze, quindi quali sono le differenze quando si va ad attivare il livello da 4 a 5 con C17 SP.
Infine, quello che andiamo a vedere è la differenza tra un personaggio base, diciamo dal punto di vista del suo boost, quindi con i soli pannelli sbloccati per farlo salire di classe, e un personaggio che ha tutti i pannelli sbloccati, quindi che si trova al 398%. Andremo a fare un combattimento singolo tra Majin Buu, che è verde, contro Trunks dell'evento, che è blu. Dopo aver visto come cambia un personaggio dalla percentuale minima alla massima percentuale, quindi al 398%, andiamo semplicemente a sottolineare altre due cose. La prima è che i numeri sono 98%, 198, 298 e 398, perché, quindi lo sottolineo, perché il quadrato al centro che ci permetterà, quindi quello bianco dove c'è scritto 10 su 10 o 20 su 20, che ci permetterà di salire da una classe all'altra, attualmente o in quel momento è bloccato. Quindi adesso siamo al 398% perché ci troviamo alla classe massima, quindi non possiamo salire alla classe successiva. Quell'ulteriore 2% viene preso ogni volta che si passa a una classe successiva, quindi ogni volta che ci troviamo a sbloccare il pannello bianco. Se adesso invece andiamo a cliccare e diciamo è piatto, non si può fare assolutamente nulla. Un'altra cosa che sottolineo è che quando si va nei vari pannelli non si troverà scritto special skill, quindi special art, bensì si andrà a trovare la scritta quirks art level, quindi non sarà special skill ma quirk,
Quella sarebbe la normale special skill, cioè quella verde. Dopo aver detto tutto quanto, penso non ci sia altro da dire. Se avete domande, fatele sotto e io vi lascio ai successivi video. Ciao ragazzi!